Sabato 31 agosto, in occasione di Milan-Brescia, esordio casalingo dei rossoneri, un pool di avvocati dei più importanti studi legali ha avuto il privilegio di assistere al match dal ground box e di godere di tutti i servizi offerti dalla Corporate Hospitality rossonera. Siamo davvero orgogliosi di aver portato, grazie al Milan e grazie alla partnership che abbiamo siglato a inizio luglio e che speriamo davvero possa andare avanti. E abbiamo portato qua in questa bellissima cornice di San Siro gli avvocati e con un unico obiettivo che è il nostro, che è quello di aiutarli a fare business anche e soprattutto attraverso il calcio. Ecco, attraverso il calcio ma attraverso anche una serie di iniziative collaterali, perché gli avvocati hanno avuto l'opportunità di visitare gli spogliatoi, di fare il walkabout qui proprio sul prato di San Siro, sedersi in panchina, li abbiamo visti gioiosi, come se fossero dei bambini in una veste, diciamo, non usuale per degli avvocati. Esatto, insomma l'iniziativa che è stata proprio organizzata dalla AC Milan per quello che riguarda la logistica è stata, diciamo, impeccabile. Visitare questi spazi e questo stadio dà delle emozioni uniche e speriamo di averle trasmesse agli avvocati e appunto speriamo che possa nascere qualcosa anche per loro da questa iniziativa e che possa andare avanti un dialogo con il Milan e che li aiuti appunto a fare affari con i loro clienti. Ti ringrazio Le Fonti per l'invito, che per noi è, come Studio Gattai, è un onore partecipare, e peraltro io, essendo milanista, si associa, oltre il piacere di fare networking con colleghi e scoprire nuove opportunità anche che offre il Milan, di prodotti che possono essere utilizzati dallo studio anche per i propri clienti. Anche una passione personale, perché io, essendo milanista e calciatore nel mio piccolo, è un piacere per me doppio. Scatena le emozioni fanciullesche di ciascuno di noi, quindi è come un tuffo nell'infanzia. Quindi uno si riscopre bambino a fotografare i spogliatoi, il campo. E quindi è proprio un'emozione tornare bambini. La visita degli spogliatoi, l'accesso al campo dallo stesso ingresso che imboccano ogni domenica i giocatori, l'indimenticabile walkabout sul prato di San Siro prima del fischio d'inizio, oltre alla degustazione di un aperitivo gourmet. Così una semplice partita di calcio si è trasformata in un pomeriggio indimenticabile per gli avvocati, che hanno approfittato del clima rilassato e favorevole anche per intavolare nuove trattative di business. Siamo in compagnia dell'avvocato Ezio Monaco qui a bordo campo nel ground box, una postazione assolutamente privilegiata per questo Milan-Brescia. Da sogno, direi. Sogno, questa bellissima esperienza, mi mancava questa cosa e sono molto contento di essere stato invitato e super tifoso del Milan, abbonato da oltre 20 anni, esperto di diritto sportivo, quindi insomma è proprio nella mia acqua, diciamo. Più di così, però non ero mai venuto a bordo campo, quindi veramente una bellissima esperienza. Sono molto. Ecco, tra il giro negli spogliatoi, il giro del campo, l'area hospitality, che cosa le è piaciuto di più e che cosa le resterà di questa esperienza? Per chi ha anche giocato a calcio, diciamo, a livello diretto, lo spogliatoio è il massimo, quindi vedere lo spogliatoio e le maglie del calciatore, insomma, si torna indietro a essere bambini, insomma. Beh, molto bello. E poi lo stadio, postazione di privilegio, molto bello, veramente grandissima esperienza. Sarà utile e spero di diffondere il messaggio nell'interesse di tutti i soggetti protagonisti della giornata. Giampaolo è un grande professionista, stimato da altri grossi professionisti come Sarri, come Sacchi, quindi ne parlano tutti bene e credo che ci vuole un po' di tempo per assimilare le sue idee calcistiche, che non sono così semplici, sono più difficili di quelle di Conte, che sono molto più semplici. Gattuso è una bandiera, ma secondo me più di quello che aveva fatto non poteva fare. Siamo in compagnia dell'avvocatessa Tania Meyer, che ringrazio di essere venuta qui. Grazie a voi, è veramente un'esperienza unica, indipendentemente dal tifo. È un po' perché lei non è milanista. No, sono milanista, però adoro comunque il calcio in senso ampio, lo sport, e devo dire che questa opportunità di visitare lo stadio, gli spogliatoi,
è emozionante, è un po' come tornare bambini, veramente un'esperienza unica. Quindi sfatiamo il solito tabù delle donne che non apprezzano lo sport e il calcio. È un tabù che assolutamente non è così. Cioè, anche noi amiamo lo sport, ammiriamo diciamo, gli sportivi, non è fondato. Ecco. Allora, sicuramente gli spogliatoi, l'area medica dove vengono diciamo, preparati gli sportivi e poi anche il corridoio che dà poi l'accesso sul campo. Quindi, poi peraltro molto bello, ben illuminato con delle luci rosse e poi arrivare allo stadio immagino che possa essere davvero un'emozione per i calciatori, molto bello vedere tutto dall'interno, molto bello, cose che si vedono in TV. Quindi, sì, cose che ovviamente si vedono in TV e che sperimentano dal vivo solamente i giocatori, gli atleti, e noi adesso avremo anche l'opportunità di vederli proprio da vicino da queste postazioni privilegiate. Questa è un'altra cosa che vabbè, adesso sono veramente emozionata e non vedo l'ora. Effettivamente siamo a bordo campo a due passi da loro e soprattutto avremo la possibilità di vedere i giocatori come li vedono gli allenatori. Darà anche qualche consiglio? Non credo di essere abbastanza esperta, però sarà sicuramente favoloso, indipendentemente dal risultato che speriamo ovviamente favorevole al Milan. Gli avvocati che hanno aderito all'iniziativa sono stati immortalati dalle fotocamere di Le Fonti e hanno avuto l'opportunità di rilasciare interviste esclusive ai microfoni della nostra TV. Alcuni non si sono limitati a descrivere l'iniziativa, ma si sono avventurati anche in qualche giudizio tecnico come dei veri e propri commentatori sportivi. Prospetta un cambio di modulo, senza più Suso trequartista, ma con l'albero di Natale che in casa Milan rievoca bei ricordi legati ad Ancelotti. Questo per innescare Piontek, che paradossalmente è ancora quota zero, dopo che invece l'anno scorso, nello stesso periodo, aveva già segnato 5 reti. Ah sì, mi hai toccato il cuore con questo, solo a sentir pronunciare l'albero di Natale mi hai toccato il cuore. È il Milan che io ricordo con maggior trasporto, il Milan del mio periodo universitario, il Milan dei grandissimi successi, l'albero di Natale faceva parte di tutta quell'esperienza eccezionale. Speriamo che si inneschi in qualcosa, che sia il talismano, l'amuleto per riportare il Milan a quei fasti, a quei successi. Speriamo appunto che oggi il grande Piontek si sblocchi e ripeta la stagione dello scorso anno e anzi meglio. Ecco, è fondamentale una risposta immediata per non trasformare questo campionato già in una rincorsa, anche perché le prime della classe vanno, soprattutto l'Inter, e ricordiamo alla quarta giornata c'è già il derby. Quanto avete paura voi tifosi rossoneri? No, paura mai, sicuramente oggi dobbiamo ricominciare, anzi iniziare il nostro percorso verso gli obiettivi che la società e che l'allenatore hanno posto ad inizio stagione. Da oggi bisogna iniziare a vincere, poi al derby ci penseremo. Di sicuro paura no. C'è simpatia, c'è affetto per quello che è stato Rino Gattuso sia come giocatore che come allenatore, ma oggi il nostro allenatore si chiama Marco Giampaolo e a lui ci affidiamo. E viva Giampaolo, forza Milan. Al termine di Milan-Brescia con l'avvocato Maurilio Masucci, che ci ha rivelato un particolare a microfoni spenti, ci ha detto che non è particolarmente appassionato di sport diciamo visto dal divano, ma più che altro sport giocato. Comunque una cosa l'abbiamo capita: il Milan si è risollevato dopo la sconfitta di Udine, è stata una bella partita, una bella vittoria per ricominciare insomma con un'altra energia al campionato. Beh sì, devo dire che è stata una bella partita. Io, come avevi accennato tu, appunto non sono un appassionato del calcio da divano, preferisco giocarlo, lo facciamo con i colleghi spesso una volta a settimana. No, la partita di oggi è stata molto divertente, sono contento per il Milan, che comunque è una squadra che mi ha sempre appassionato. Non mi sono di certo annoiato e sono contento che sia andata così, solo che preferisco essere più sul campo che sul divano. Ecco, parliamo di questo, cioè parliamo di calcio giocato e giocato in questo caso dagli avvocati, perché c'è un campionato degli studi legali che vi vede protagonisti. Sì, beh, protagonisti non ancora, ci stiamo organizzando, ci dobbiamo iscrivere a un campionato appunto dove gli studi legali sono protagonisti, è un campionato di calcio a 7 dove giocheremo con i migliori studi legali di Milano
Il torneo credo duri tutto l'anno, quindi ci terrà impegnati più o meno come il campionato di Serie A, però noi lo facciamo per la passione, per la voglia di giocare, ecco. E l'avvocato Masucci in che ruolo gioca e a chi si ispira? Oddio, bella domanda. Gioco in attacco, però ecco, mi piace far giocare anche la squadra, sono un team player, diciamo così. E a chi mi ispiro? Non lo so, diciamo il mio calciatore preferito in questo periodo, diciamo, è Cristiano Ronaldo. Mi piace molto come persona sia fuori che dentro dal campo. Mi piace ispirarmi a lui, non sono come lui, ma... Abbiamo detto poco, solo Cristiano Ronaldo. Mi piace solo ispirarmi, non mi reputo come lui, però... Bisogna sempre ispirarsi al meglio per cercare almeno di pareggiare. Grazie mille all'avvocato Masucci per essere stato con noi. Grazie e alla prossima. Grazie a voi, è stato un piacere.